Ripenso al passato. Ebbene, devo dire che adesso mi fa un po' paura voltarmi a vedere. Lui cercò aiuto da me, ma io non sapevo. Io non capii nulla se non dopo il matrimonio, quando fuggimmo e tornammo. E io mi accorsi di averlo deluso per non so che misterioso motivo. Voglio che qualcuno ti travolga. Voglio che tu leviti. Voglio che canti di rapimento e danzi come un derviscio. Sì, apri una felicità delirante. Né per lui, né per me. Poi scoprii tutto. Il endommagé, mes fermatures éclair, mes boutons. Il s'introduise dans tous les ports de ma peau. Lo so che ti sembra smielato, ma l'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Qualche momento dopo, uno sparo. Trova qualcuno da amare alla follia che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore. Io non sento il tuo cuore. È sparato tanto che il cranio mi era schizzato via. Questo. Elle n'aurait pas laissé à sa merci tout ce qui était à moi avant de les connaître. Ma devi tentare, perché se non hai tentato, non hai mai vissuto. Pendant qu'il me prenait, il m'étouffait. Ed io ero giovane, giovane. Quando avevo 16 anni ebbi la rivelazione, l'amore, ma così di colpo. Je croyais avoir tout sous contrôle. Corsi fuori, tutti corsero ad affollarsi intorno alla cosa terribile in riva al lago. Non riuscii ad avvicinarmi per la gente che c'era. È come se all'improvviso tu accendi un faro nella penombra. Così si trasformò il mondo per me. Ma ero sfortunata. Fu un inganno. Non respingere. Chi lo sa? Esiste il colpo di fulmine. E allora? Il faro che sarà acceso sul mondo si spense di nuovo. E mai più per un solo istante da allora. Ha brillato una luce più forte di questo mozzicone di candela. Aide-moi à comprendre. Pourquoi je n'y arrive pas toute seule? Parce que si tu comprends cette histoire, tu me comprends. Parce que je suis cette histoire.
Thank you.